espansionisti. La Francia e l'Inghilterra avevano imperi immensi. L'Italia non aveva che la Libia, le isole dell'Egeo, la Somalia e l'Eritrea. Con il Trattato di Versailles non aveva ottenuto nulla in Africa. Mussolini mette gli occhi sull'Etiopia, alla quale l'Italia deve far pagare l'antica sconfitta di Adua. Il pretesto per la conquista gli viene offerto da una serie di incidenti di frontiera ai confini con la Somalia. Mussolini sostiene che l'Etiopia vuole cacciare gli italiani dalla colonia. L'impresa etiopica viene preparata accuratamente. Nel febbraio del 1935 vengono mobilitate le divisioni Gavinana e Peloritana, della classe 1911. Pochi giorni dopo, due battaglioni partono per l'Africa orientale, dove il 7 marzo è inviato anche il generale Rodolfo Graziani, cui spetterà il compito di guidare la conquista partendo dalla Somalia. Con rapidità altre divisioni sono imbarcate e attraversano il Mediterraneo. La Società delle Nazioni, di cui fa parte anche l'Etiopia, interviene ma non può fare altro che condannare l'Italia come stato aggressore. L'imperatore d'Etiopia aveva sperato in un aiuto un po' più concreto da parte delle potenze, ma nessuno vuole rompere decisamente con l'Italia. Alla fine la Società delle Nazioni decide il blocco delle materie prime contro l'Italia. Sono le sanzioni economiche. In realtà le potenze si comportano proprio come Mussolini aveva sperato. Continuano a rifornire l'Italia di benzina e l'Inghilterra consente il passaggio delle navi italiane dirette in Africa orientale attraverso il canale di Suez. Ciò equivale a lasciare a Mussolini mano libera in Etiopia.